Anche la FIOM di Landini si schiera con i cittadini di Bagnoli nello scontro col governo Renzi che ha disposto il commissariamento dell'ex area industriale. In un'assemblea pubblica organizzata nella 10ª municipalità, i rappresentanti del sindacato hanno sostenuto le ragioni della cittadinanza e del comune di Napoli, che si oppongono al decreto Sblocca Italia e rivendicano il diritto a partecipare alle scelte sul futuro di Bagnoli. Dobbiamo sapere che dobbiamo opporci in primo luogo al commissariamento, quindi tutti coloro che fanno la parte appunto delle Biancaneve, vediamo cosa fa il commissario. Abbiamo visto cosa fa il commissario, ha espropriato il comune, ha espropriato i cittadini, è una dittatura che viene calata sulla più grande capitale del Mezzogiorno. Il piano alternativo per Bagnoli noi già ce l'abbiamo, ripartiamo appunto innanzitutto dalle bonifiche reali e sotto controllo popolare, dalla possibilità di costruire una nuova economia di comunità produttiva ma che garantisca lavoro stabile e sicuro ai tanti disoccupati di questo territorio come risarcimento morale e sociale per i tanti figli e parenti delle persone morte per amianto e malattie tumorali. Garantiamo la spiaggia pubblica. Mi pongo il problema, se questo può essere un terreno di iniziativa, un elemento proprio perché la vicenda di Bagnoli, almeno dal mio punto di vista, questo interesse, non può essere considerata semplicemente un elemento locale, è un problema generale. Se dalla Valdisusa alla Sicilia ci sostengono in questa battaglia, questa è una battaglia della democrazia, dei diritti e della Costituzione contro la sopraffazione e la violenza istituzionale di un governo centralistico, autoritario, liberista, che è stato capace di fare quello che nemmeno Berlusconi, Fornero e Gelmini insieme sono riusciti a fare. Al ricorso presentato al TAR dal Comune si aggiunge quello annunciato dall'Associazione dei cittadini per Bagnoli. L'azione giudiziaria, viene evidenziato a più voci, non deve attenuare l'opposizione politica e civile al decreto Sblocca Italia. Credo che la notizia importante sia aver chiesto di trattare insieme merito e sospensiva, a breve. Questo è importante perché devono da un lato arrivare altri ricorsi ad adiuvandum, compreso la curatela, dall'altro c'è il nuovo presidente del TAR che è venuto da poco e la mole di studio è notevole. Credo che l'obiettivo sia quello di avere una decisione nel merito e se possibile anche con la sospensiva del provvedimento. Quindi noi siamo soddisfatti di questo risultato raggiunto. Il fatto che l'amministrazione comunale in un territorio come quello di Napoli abbia questa attenzione, si ponga il problema di ascoltare i cittadini, le persone e sia aperta, io lo trovo un elemento importante. Mi stupisco dove non viene fatto o mi stupisco quando un governo come il nostro pensa da Roma di poter decidere, fare leggi, fare provvedimenti come se ci fosse un fenomeno che ha la bacchetta magica che risolve i problemi. Questa è una presa in giro, perché quando succede questo in realtà anziché rispondere ai cittadini risponde ai poteri forti e risponde alle lobby finanziarie. Allora non credo che sia quello di cui abbiamo bisogno.